Ja, mi pareva stupito. Mamma mia, come lecchino. Te ne vai o no, te ne vuoi sì o no, te ne vuoi o no. Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Oggi vi dico le 5 cose da non fare quando siete al supermercato, perché sono stufa praticamente di certi comportamenti. Quando vado al supermercato vedo certe persone fare certe cose e mi incavolo così tanto, e dico no, devo fare questo video perché devo dire queste cose, basta, non si devono fare più. La prima cosa da non fare quando siete al supermercato è guardare i packaging più fighi e farvi ammaliare da questi contenitori super fighi, tutti belli colorati di vetro con questi cerchietti dorati super brillanti. Che molto spesso un packaging così bello e super figo contiene praticamente tutte schifezze. Oh, che bello! Questa scritta tutta dorata, tutto rosso, tutto brillante. Oh, è bellissimo! Lo devo avere! Lo devo avere! Seconda cosa da non fare quando siete al supermercato è guardare solo i cosmetici ad altezza occhi. Sbagliatissimo. Molto spesso i cosmetici migliori, quelli con buonici oppure quelli bio, li mettono in basso, sotto a tutto. E non fatevi ammaliare dal fatto che un cosmetico magari ha un prezzo basso e non è buono, e invece se ha un prezzo alto automaticamente per voi è buono. No, non è assolutamente così. 98 centesimi. Che schifo! E che schifezza! Troppo poco! E che può essere 98 centesimi? E sicuramente fa schifo! La terza cosa da non fare quando siete al supermercato è fidarvi delle marche più costose, più famose, di cui vedete la pubblicità in TV, oppure che la vostra amica vi ha detto, e quindi dovete fare praticamente le caprone, tra virgolette, andare là e comprarvelo anche voi ed averlo. Ah, la crema con estratto di bava di serpente asiatico! Davvero? La usa pure Belen! E l'ha fatta vedere pure a canale 5. Ti saluto, ciao ciao, devo andare, ciao ciao. Sì, ci vediamo là al supermercato. Vai, aspettami, se arrivi prima di me compralo, prendine due, a me due. Ok, ciao. La quarta cosa da non fare quando si va al supermercato è fidarsi delle etichette con i fiorellini, le scritte floreali, la scritta bio. Guaranà, karité, floreale, fiorellini verde profumati. Oh, quanti fiorellini! Bellissimi tutti questi fiorellini! Ah, questo sarà sicuramente bio. Troppi bei fiorellini! La quinta cosa da non fare quando siete al supermercato è comprare un prodotto senza leggere l'INCI. Non si fa assolutamente, perché senza leggere l'INCI è comprare un prodotto a scatola chiusa, cioè praticamente è tipo un incontro al buio in cui non sapete cosa vi aspetta, e molto spesso ci può essere qualche ingrediente dannoso che può causare danni alla vostra pelle e ai vostri capelli. Quindi sempre sempre leggere l'INCI. Crema all'olio di mandorle dolci, fantastico, è mia. Sicuramente c'è scritto all'olio di mandorle dolci, è fantastico. Crema all'olio di guaranà, ottima, ottima, è mia anche questa qua. Crema all'olio d'oliva, fantastica, prendo anche questa, anche quest'altra, anche questa. Guaranà, karité, jojoba. Ragazze, questo era tutto, un video simpatico per dirvi però delle cose importanti. Però veramente queste sono cose importanti in cui ci credo tantissimo. Spero che quindi con questo messaggio un po' simpatico si possa però trasmettere qualcosa di davvero importante. Quindi vi invito a condividere questo video sui vostri profili Facebook, un po' dappertutto, così magari si può diffondere sempre di più questa informazione su comprare prodotti buoni, quindi fare scelte consapevoli. E non fidarsi del primo prodotto che si trova, quindi, ma controllare sempre gli ingredienti e non fidarsi solo dei grandi marchi, no? Che molto spesso nascondono prodotti dannosi. Non è detto che una marca strafamosa, pubblicizzata in TV, pubblicizzata da tutti e da tutto, non vuol dire che quella marca sia buona, anzi molto spesso quelle più famose sono quelle che hanno ingredienti più dannosi. E qua mi fermo e chiudo. Però c'è un però, ragazze. Se volete un nuovo video aggiornato sugli ingredienti dannosi nei prodotti, che spesso mi chiedete, no? Quali sono gli ingredienti dannosi, come fare per capire un prodotto, se è dannoso, se va bene,
Fatemelo sapere, fatemelo capire, magari mettete un bel pollice in su, così lo faccio a brevissimo. E vi mando un bacio grande, mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram, su Facebook, sui vari social. Vi mando un bacio grandissimo, mua, ciao! E la tremo! Buongiorno, stavai! Ma che devo fare sto video? Ma manichioso è buono! Nancy, te ne vai, esci da questa stanza. E non comprate le cose a vaniglia, perché profumano di buono. Ultimo consiglio speciale, non fate come Nancy che qualsiasi cosa a vaniglia... La prendo, qualsiasi vaniglia, cosa. Vaniglia, vaniglia, vaniglia dolce, vaniglia piccante, vaniglia asca, vaniglia fioreale. Allora, allora, tu mi distrai, mi distrai, mi distrai.